Commissario Solmi, ci dica qualcosa. È vero che state cercando una donna? Commissario, sia gentile. Stasera ci sarà la solita conferenza stampa. Edizione del pomeriggio, che ci mettiamo? Come è stato ucciso? È inutile che insistiate. E poi rivolgetevi al magistrato, non lo sapete che oggi le indagini le conducono loro? Se altri in passato le hanno consentito di applicare i suoi metodi, l'avverto che io invece non sono disposto a tollerarli. Sono qui per l'epidemia che da un po' di tempo sembra colpire gli ufficiali. L'epidemia degli ufficiali? Come lei sa, commissario, anche noi stiamo seguendo una pista in questa direzione. Solo che ci vuole cautela. Giustissimo, capitano Sperlì. Adesso però, con tutte le cautele che vuole, mi dica chi è. Lascialo a me. Con questo ho un conto in sospeso. Perché hai tentato di farmi credere che fai parte dell'ufficio speciale informazioni? Perché volevi quei nastri? Io sapevo che Chiarotti era un ricattatore. Io le dico che quelle registrazioni contenevano prove di un tentativo eversivo contro lo Stato. E deve credermi! La gente che sta dietro questo tentativo eversivo sa conservare molto bene il suo anonimato. Io credo che molti di loro siano anche tra noi. Adesso sono pronto a seguirla fino in fondo. Che cosa vuol dire? Che ora è dalla mia parte. Io sono dalla parte della legge. Vorrei che si potesse dire sempre altrettanto di lei.